Da giovedì 29 settembre sui territori di Capannori, Alto Pascio e Porcari tornano i volontari con le pettorine gialle di Puliamo il Mondo, muniti di cappellino, guanti, sacchetti e rastrello per togliere i rifiuti da parchi, corsi d'acqua, strade e piazze. La manifestazione, che quest'anno compie 30 anni, si svolgerà fino al 22 ottobre ed è promossa dal circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese in collaborazione con i comuni coinvolti e le associazioni del territorio. Il programma dell'iniziativa è stato presentato con una conferenza stampa al Comune di Capannori. Oltre alle lezioni nelle scuole sulla raccolta differenziata e alla pulizia di aree pubbliche, quest'anno è stata lanciata anche la campagna per un clima di pace, con cui si chiede a coloro che partecipano alle iniziative di scattarsi un selfie mentre compiono la pulizia del territorio, per poi pubblicarlo sui social con l'hashtag Legambiente Capannori Puliamo il Mondo 30. Chi parteciperà alla campagna e visiterà la mostra su riciclo, allestita nella sede di Legambiente di Porcari, riceverà in omaggio un oggetto realizzato con materiali di recupero. Quest'anno ci siamo superati, abbiamo incluso tantissime scuole nel nostro itinerario. Andremo quindi a fare tante lezioni ambientali, tante uscite con i ragazzi, tantissime uscite con i territori, cioè con le associazioni e i cittadini. E quest'anno abbiamo anche una novità. Faremo una mostra con dei materiali di riuso riciclati. Un altro grande appuntamento per proseguire nella lotta contro l'abbandono dei rifiuti, per continuare a spingere al massimo la raccolta differenziata, e questo non solo come momento per dare tutti una mano a vivere in un territorio più bello e più curato, ma anche come un tassello importante per la lotta ai cambiamenti climatici.